Buongiorno, grazie per la vostra partecipazione anche per questa sesta edizione del Arcobaleno Napoletano. Abbiamo l'onore quest'anno di avere il patrocinio morale del Comune di Napoli, infatti ci troviamo in questa splendida sala aggiunta per la presentazione di questa manifestazione che lunedì sera al Teatro San Lazzaro vedrà come di consueto la prevenzione delle eccellenze della Campania in tutti gli ambiti. E niente, abbiamo avuto questo grande onore di avere con noi l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, quindi abbiamo un pezzo da 90 al nostro fianco, un amico della Copa napoletana. E questo è proprio Napoli, cioè arte, talento, bellezza e solidarietà, quindi c'è tutta l'anima di questa nostra città in questa iniziativa, quindi il Comune ovviamente sostiene, apprezza e è molto grato a tutti coloro che appunto con queste attività rendono la nostra città non solo tanto vivace culturalmente, ma ne mostrano il cuore generoso, e credo che il successo che la nostra città sta avendo anche dal punto di vista turistico è molto legato anche all'immagine che sappiamo rappresentare di una grande, nobile, antica vocazione che trova costantemente nuovi cittadini generosi che si adoperano appunto perché l'arte diventa strumento perché la vita possa proseguire e arricchirsi. Salve, buongiorno a tutti. Io principalmente voglio fare un ringraziamento a tutti gli organi di informazione, al Comune di Napoli e all'ufficio stampa del Comune. Il nostro intento, la beneficenza, ma soprattutto per far arrivare al cuore delle persone il problema principale, quello che comunque ci colpisce un po' tutti, il melanoma come tutti i tipi di tumore. Noi con questo evento vogliamo comunque far arrivare la notizia e poi soprattutto dare una mano alla fondazione, questa è la prima cosa. Ma chiaramente mette in risalto quelli che sono gli obiettivi della fondazione, che sono due obiettivi principali: uno è quello della ricerca e l'altro è quello della prevenzione nel campo del melanoma. In particolare la ricerca, c'è un periodo in cui la fondazione sta cercando di sperimentare degli studi clinici per portare avanti un miglioramento di quelle che sono le medicine destinate alle cure specifiche del melanoma.